Who I'm waiting for? Who cares? Not always alive, it's true. But there are people, especially us women, who do nothing but wait. We wait often without being able to think of anything else. Often without seeking refuge in a book or in a music. Every phone ring makes our heart tremble. Every nearby voice worries us. And it's a new pain. This is not the face, this is not the voice respected. And we hate is not the one respected. Y a-t-il de la folie là-dedans? Oui, il y en a souvent. En attendant quelqu'un qui a besoin de nous, ou qui selon nous a besoin de nous, ou dont nous avons essentiellement besoin. Combien de temps? Combien? Por supuesto, alguien nos esperó también y tal vez nunca nos dimos cuenta. Si bien creíamos que éramos los únicos habitantes del mundo que esperaba, había otros esperándonos. Un padre, un amante, un hijo. Y nunca sabremos el dolor de su tiempo y sus pensamientos. Ya, pero podemos imaginarlos. Eran los mismos que los nuestros. Y ahora espero, los agradezco a todos los que me han esperado ansiosamente y les pido perdón, porque nunca lo noté. Perdóname. Se pasa. No, non è lui. Anche di queste torture è fatta l'attesa. Anche i segni che ti rendono folle, ansioso e di ossessioni, di crudele desiderio di togliere libertà all'altro, di inchiodarlo a un tempo di morte in cui nessuno aspetta e nessuno arriva. Ma chi aspetta, aspetta sempre con amore, vivo e aspetta con eccessivo, sprecato, indicibile, ridicolo, amore. Aspetterà sempre, gli sembrerà di non aver fatto altro di giorno in giorno, che i momenti in cui non aspetta, la quotidiana normalità, non siano altro che un attimo, sospeso nel grande tempo dell'attesa. Come una lampada in una notte tempestosa e interminabile come questa. E poi forse i suoi passi, forse sono i suoi passi.